grande palle dorate di grugni. Ah, che gran soddisfazione! To Isabella, but he certainly loved me the longest. Sono quasi impressionato. Pensavo che una tale caduta avrebbe posto fine a un debole e rinsecchito elfo. The dead do not fight one another. The dead have no desires, no petty jealousies. Non prenderti gioco di me, elfo! Ne ho abbastanza di quest'ascia giocattolo! Dite pure ai vostri signori che Godric Gurniston non ha dimenticato i suoi giuramenti! Sono qui per onorarli tutti! E rivoglio la mia ascia indietro! Galattici amici, ma soprattutto galattiche amiche, benvenuti a questo nuovo episodio dei Racconti del Capitano. Quest'oggi voglio parlarvi di un po' di background di ambientazione di Age of Sigmar e ci concentreremo, su vostra richiesta, sull'ambientazione, sulla lore, sulle notizie dei Flesh Eater Corps, un'armata che sto costruendo in questo periodo e che ha un background estremamente particolare. Per me è uno dei più affascinanti della lore di Age of Sigmar. Quest'oggi non saremo da soli nel parlare dei Flesh Eater Corps, ma abbiamo un ospite d'eccezione, cioè il Baron Ghizzard, uno dei servi del Laborant Arch-Regent di Sheish, noto come Vorador. Signor, anzi, Messer Ghizzard, buonasera. Salve e benvenuti, grazie per avermi invitato. Sarà meraviglioso darvi qualche accenno su quel nostro mondo, sul nostro sovrano, sui nostri regni illuminati e paradisiaci. Sì, quindi ogni tanto diciamo che avremo questa... faremo parlare anche il Baron Ghizzard e gli faremo dire la sua. Anzi, a proposito di questo, direi che potremmo fargli spendere due parole su quello che è il fulcro sostanzialmente di tutta la lore dei Flesh Eater, cioè il soggetto che ha creato in realtà la razza conosciuta come Flesh Eater Corps, cioè il Kerrion King. Baron Ghizzard, che cosa ci vuole dire a proposito del Kerrion King? Lui, insomma, il nostro creatore, lui che fu scacciato impunemente da il sommo necromante. Oh, che cavaliere, che sovrano, il migliore, l'unico che sarebbe degno di regnare su tutti i reami mortali, altro che quell'usurpatore di Sigmar. Ok. Per raccontarvelo, insomma, con parole mie, chi è il Kerrion King? Il Kerrion King è uno dei generali, anzi, era uno dei generali più affidabili di Nagash ai tempi dell'età del mito. Conosciuto come Ushoran, signore delle maschere e altri epiteti, il suo compito era quello di guidare l'espansione di Nagash nel regno di Sha'ish e di far sì che le popolazioni native di Sha'ish, quindi non parliamo di non morti, parliamo di umani e altri abitanti del reame di Sha'ish, potessero convertirsi e seguire di loro spontanea volontà il volere del grande necromante. Era un cavaliere, era una persona estremamente ben vista e sapeva fare il suo lavoro egregiamente, secondo le leggende. Erano molti i sostenitori, erano molte le persone che, dopo averlo sentito parlare, seguivano Nagash, iniziavano a venerare Nagash o seguivano lui come rappresentante di Nagash. Insomma, era tutto quello che in quel periodo Nagash potesse desiderare. Cioè qualcuno che avesse abbastanza carisma da poter far diventare i seguaci viventi, gli abitanti viventi di Sha'ish, seguaci del grande necromante. Questo idillio a un certo punto finisce, non sappiamo bene per quale motivo, ma Ushoran, o comunque il Kerrion King, perde il favore di Nagash.
Nagash per qualche motivo lo trasforma in una creatura disgustosa e lo scaccia via. A questo punto però il Carrion King cerca di vendicarsi di Nagash, approfittando della sua nuova forma mostruosa e approfittando comunque di coloro che gli erano ancora rimasti leali, nonostante la trasformazione, nonostante lui fosse non fosse più nelle grazie del signore del regno di Sheish, iniziò a una sua personale crociata contro Nagash. La crociata ovviamente non ebbe vita lunga, purtroppo per il Carrion King, e il Carrion King fu sconfitto da Nagash e rinchiuso in una prigione creata da Nagash stesso, che venne chiamata Shroud Cage. Il Carrion King rimarrà imprigionato nello Shroud Cage per tantissimo tempo. In questo tempo perderà completamente il lume della ragione e inizierà a impazzire. Tutto questo fino a quando, verso la fine dell'età del mito, non inizierà l'inimicizia tra Sigmar e Nagash. Durante, scoppiata l'inimicizia tra Sigmar e Nagash, ci sarà una campagna di guerra in cui Sigmar invade Sheish per combattere contro le armate di Nagash. In una di queste battaglie, anzi, voci dicono che non sia quello che sto per raccontarvi, non sia successo per caso, ma che siano stati proprio i fedelissimi del Carrion King a guidare Sigmar a fare ad attaccare una determinata fortezza. Appunto, in una di queste guerre Sigmar si imbatte in una fortezza costruita da Nagash, nella quale è casualmente custodita la Shroud Cage, cioè la prigione del Carrion King. Sigmar vince la battaglia, distrugge la fortezza, con essa distrugge anche la Shroud Cage. Libero dalla Shroud Cage, il Carrion King scappa, sparisce, non si sa che fine ha fatto, sparisce da sparisce da quella zona e inizia a diffondere quella che è la caratteristica principale dei Flesh Eater, cioè la loro pazzia, la loro malattia. Il Carrion King creerà quindi la prima Flesh Eater Court con i suoi fedelissimi e darà il compito ai suoi fedelissimi di espandere il suo regno all'interno di tutto Sheish e all'interno dei reami mortali. Così la follia originaria del Carrion King, tramite legami di sangue e fedeltà, verrà espansa in lungo e in largo non solo per il reame di Sheish, ma anche per i vari altri reami che compongono appunto i reami mortali. Come agli occhi di un esterno, una corte, che è un termine diciamo un po' dissonante perché parliamo di cannibali, una corte dei Flesh Eater Courts è un ammasso di cannibali sporchi di sangue che si lanciano urli gutturali tra di loro, parlano in maniera strana, in una lingua incomprensibile. Quindi è per una persona normale, possiamo essere noi abitanti dei reami mortali, è una visione terribile. Sono sicuro che il nostro ospite, il Baron Gizzard, non è di questo avviso, perciò gli farei dire qualcosina, ecco, così vediamo cosa ci dice. La corte, specialmente quella del mio sovrano Varador, è una cosa meravigliosa. I nostri castelli sono lucidi e limpidi come le lande di Aish e si estendono in altezza. I nostri banchetti sono pieni di ogni ben di Dio, le nostre armature sempre lucidi, le nostre armi sempre affilate e il nostro cuore sempre colmo di onore e pronto alla battaglia per sconfiggere i nemici del mio sovrano. Il vero sovrano, che cavaliere meraviglioso anche lui, quasi azzarderei dire l'incarnazione del Carrion King. Sì. Questo è come la vede lui. In realtà, come vi dicevo, la caratteristica dei Flesh Eater è esattamente una. Allora, le corti dei Flesh Eater sono sostanzialmente organizzate in realtà in maniera abbastanza
realistica, è abbastanza speculare a una corte reale, quindi con il re, i suoi attendenti, il suo visir, voglio dire i suoi vice, i suoi generali, e vi dicendo ci sono i soldati. Questo è quello che ovviamente vedono i componenti delle Flesh Eater Curse nella loro follia. Cos'è questa follia? Allora, ogni Flesh Eater Curse nasce da un Ghoul King, ok? Il Ghoul King, o in alcuni casi particolari un concilio di Ghoul King, è quello che governa le Flesh Eater Curse. La Flesh Eater Curse normalmente si genera comunque da un Ghoul King che infetta in un modo o nell'altro chi trova. Spesso e volentieri infetta persone o popolazioni distrutte dalla guerra, che fanno fatica a riprendersi magari da un assalto o da una carestia, che per varie motivazioni sono spinte verso il cannibalismo. Se queste persone vengono a contatto con la follia di un Ghoul King, vengono infestate, vengono infette, diventano infette e iniziano anche loro ad avere la stessa visione del Ghoul King, diventando così una Flesh Eater Curse. Loro, nelle loro menti, i Flesh Eater Curse si vedono appunto come un regno meraviglioso. Il re, quando combatte magari a cavallo del suo Terrorgeist, i suoi occhi, se dovessero guardare se stesso, vedrebbero un generale con un'armatura completa che brandisce una spada incantata e cavalca un meraviglioso grifone o uno splendido ippogrifo. I soldati sformano delle coorti ordinate, muri di scudi, armi ben fatte e hanno una disciplina marziale. Ci sono cavalieri che cavalcano bestie volanti, ci sono affascinanti stregoni. Nella mente dei Flesh Eater Curse, questo è quello che è la loro realtà. La loro corte di cannibali in realtà è una corte raffinata, un esercito disciplinato. E nella loro follia, in effetti, le loro armate seguono una, diciamo, gerarchia reale, seguono un ordine militare ben preciso. Agli occhi, ai nostri occhi, agli occhi di chi li affronta, però lo spettacolo è completamente diverso. Loro vedono un ammasso di mostri seminudi, armati di artigli insanguinati, di ossa, di pezzi di mazze arrugginite, che sbavano e si urlano tra di loro, che sono circondati da mostri più grossi di loro, alcuni con le ali enormi da pipistrello, altri con delle braccia estremamente muscolose che brandiscono femori e altre ossa di creature gigantesche. Non ci sono grifoni, non ci sono ippogrifi meravigliosi, ci sono bestie non morte, giganteschi pipistrelli putrefatti, draghi zombie cavalcati da quelli che sono i vampiri noti come Ghoul King. La loro particolarità è che, pur essendo creature, diciamo, del reame della morte, non sono completamente legate a Nagash, anzi diciamo che tra le Flesh Eater Curse ci sono due fazioni, ok? Ci sono le fazioni legate all'idea, all'ideale, alla figura, alla leggenda del Carrion King, che odiano e temono Nagash. Il loro desiderio è quello di creare dei regni indipendenti dall'influenza del Grande Necromante, e siccome la loro follia è talmente potente, effettivamente loro sono difficili da controllare anche per i poteri del Gran Necromante, perché Nagash è un essere estremamente potente, ha controllo sui morti, ha controllo sulle creature di Shaish, ma non può, il suo ordine, diciamo così, dell'oltretomba, il suo concetto di regole, il suo concetto di ordine cozza con la follia, a volte palpabile come un'energia, delle Flesh Eater Curse. Altre, invece, nonostante siano comunque refrattari al controllo di Nagash, volontariamente seguono il Gran Necromante perché lo vedono come una divinità benevola. Vedono, diciamo, il Carrion King, alcuni magari lo vedono come
Sì, il loro creatore, il loro, diciamo, il loro capo stipide, che però è stato giustamente punito da Nagash. E quindi quello che Carrion King ha fatto è stato... è stato comunque una cosa talmente terribile, un tradimento talmente terribile, che si è meritato la punizione di Nagash. Quindi abbiamo queste due fazioni. C'è chi abborra Nagash e cerca di scappare dal suo controllo, e c'è invece chi lo venera come una divinità. Come si sono comportate? Come si comportano le Flesh Eater Courts in questo periodo? Ok, o comunque dalla creazione dei reami, da quando sono nate fino al periodo adesso, dopo il Necroquake, dopo le Soul Wars. Stranamente, la cosa che è un po' paradossale è che, vedendosi loro paladini della legge, le prime volte che hanno a che fare con gli Stormcast, loro vedono gli Stormcast come noi vediamo in realtà i Flesh Eater. Per i Flesh Eater Courts, gli Stormcast sono delle creature aberranti che sfuggono all'ordine naturale della vita e della morte, che effettivamente è un po' così, e quindi loro le vedono come delle creature corrotte, delle armature non morte, dei mostri che loro devono sconfiggere a tutti i costi. Il caos è un nemico delle Flesh Eater Courts, assolutamente. Così come lo sono gli orchi, tutto quello che non è Flesh Eater Courts, ok, che non fa parte di loro, fondamentalmente è un nemico. A volte riescono anche a scendere a patti nella loro follia con altre civiltà, però i risultati, diciamo che non sono spesso del miglior auspicio, ecco, diciamo così. C'è un esempio, un accadimento in cui una flotta di Caradhron venne assoldata da un Ghoul King per sconfiggere, per scacciare dalle sue terre un'orda di Slaanesh. Il Ghoul King promise, firmando il contratto dei Caradhron, promise ai Caradhron un risarcimento di 200.000 corone d'oro. Quando i Caradhron portarono a termine il lavoro e si recarono dal re, o meglio dall'emissario del re, per recuperare la loro ricompensa, si trovarono con dei forzieri pieni di pezzi di midollo, pezzi di ossa, pezzi di spine dorsali ammassati in scrigni con sopra il simbolo di quel particolare Ghoul King. Quindi, dalla parte del Ghoul King era soddisfatto del lavoro e li aveva pagati bene, nella mente del Ghoul King. In realtà gli aveva regalato degli scrigni pieni di vertebre, pieni di ossa spezzate con il marchio del re, che a quel punto i Caradhron non sapevano più che cosa farne, ma essendo in mezzo a una Flesh Eater Court completa, penso che anche il Caradhron più malmostoso, o comunque il nano più, come dire, sanguigno, capisce bene che se si trova in poche centinaia all'interno di un vasto regno di Flesh Eater, è meglio chiudere gli scrigni e portarsi quelle vertebre a casa. Durante l'età del caos, i Flesh Eater, senza la presenza di Sigmar, continuano a combattere il caos. Diciamo che lo ostacolano anche, e poi c'è la venuta della guerra delle anime. La guerra delle anime con il necrosisma crea l'armata dei Night Hound, e questo, agli occhi dei Flesh Eater, è un presagio di gioia, è un presagio di un futuro meraviglioso. Le processioni di Night Hound sono viste come un segno benevolo, un segno di un periodo di grande abbondanza che arriverà per tutti i regni fedeli al Carrion King o fedeli a Nagash, comunque per tutti gli abitanti delle Flesh Eater Courts. A volte, appunto, loro vedono le processioni di Night Out come una vera e propria processione religiosa, come magari possono esserci nei nostri paesi, questo lo dicevo già in live, e come può essere paragonata a una processione di una festa di un santo che c'è in tutti i paesi, esempio, del nostro mondo, o comunque varie processioni religiose in onore di Sigmar. Loro hanno questa visione,
a volte lasciano passare nei propri regni volontariamente degli eserciti di Nighthound. I Nighthound non fanno distinzione, quindi quando succede una cosa del genere sconfiggono, uccidono, trucidano anche gli stessi Flesh Eater Court. Ma questa scena, agli occhi dei Flesh Eater Court, non è un'uccisione. Loro vedono i loro compagni che si uniscono festosamente a questa processione e vanno via e lasciano il regno e sono anche acclamati. Sono anche acclamati, sono ritenuti fortunati. Nella realtà, questi Flesh Eater, questi membri della corte che si uniscono alla processione di Nighthound, in realtà sono brutalmente trucidati. I Nighthound, quando combattono vicino a un regno di Flesh Eater, sono visti nella loro follia come dei contadini che portano al Ghoul King di turno o all'Arcedigent di turno, portano un raccolto estremamente abbondante. Perché? Perché se c'è una battaglia di Nighthound contro un qualsiasi altro esercito vicino a un regno dei Flesh Eater, alla fine della battaglia i Nighthound non hanno nessun utilizzo dei corpi dei loro avversari, li lasciano lì. Questo, agli occhi dei Flesh Eater, è un raccolto abbondante, perché ci sono, c'è carne in abbondanza, cadaveri in abbondanza di cui cibarsi. A maggior ragione se appunto se le Nighthound, le processioni di Nighthound sono viste come un evento benevolo, un evento buono, Lady Olinder è vista come una santa, è vista come un essere, proprio letteralmente come una vera santa buona che porta la lieta novella ai regni dei Flesh Eater. Gli stessi mortarchi di Nagash, quindi parliamo di Arcan il Nero, Neferata e Manfred von Karsten, sono visti come santi dai Flesh Eater. Alcuni possono anche vederli come araldi della parola del Carrion King. Gli altri vampiri, quindi parliamo sia di Neferata che di Manfred von Karsten, che in generale gli altri membri della fazione dei Soul Blight, non amano la compagnia dei Flesh Eater, ma ne riconoscono il loro estremo valore in battaglia, soprattutto per quanto riguarda il Ghoul King e gli Aberrant Arch-Regent. Ma le armate dei Flesh Eater come sono composte? Da chi sono composte? Facciamo parlare sempre il nostro Baron Ghizzard e chiediamogli di spendere due parole sull'esercito del suo regno. Sì, il nostro esercito è uno dei più belli, è uno dei più meravigliosi, sì. Alla testa c'è il nostro signore Vorador, che da lontano, sulla collina, guida le nostre armate. Poi i suoi figli cavalcano un grifone e un ippogrifo e scendono sulla battaglia, seguiti da stormi di cavalieri su Pegasi. Invece io, ad esempio, guido i miei soldati nel combattimento. Ci armiamo con le nostre armi migliori, le nostre armature, ci armiamo di coraggio e onore e carichiamo il nemico a testa bassa. E a fianco a noi, quando la situazione si fa più terribile e quando la situazione si fa più pericolosa, per fortuna ci sono i grandi cavalieri con i loro bellissimi cavalli coperti da gualdrappe colorate che ci istigano coraggio e andiamo alla battaglia a conquistare e a vincere per il nostro sovrano, sì. Ok, nel dettaglio come funziona? Un esercito di Flesh Eater Curse può essere composto da varie entità, ok? Che sono poi in realtà quelle che compongono il regno, ok? Chi c'è in generale quando si parla di eserciti grossi a capo di una Flesh Eater Curse? C'è un Aberrant Arch-Regent. L'Aberrant Arch-Regent è un Ghoul King che è sopravvissuto per eoni ed è diventato talmente forte da diventare anche più grosso fisicamente e più muscoloso dei Ghoul King normali. Essendo rimasto in vita per tantissimi anni, ha anche acquisito un enorme potere necromantico e la sua follia
il potere della sua follia è talmente aumentato da questa, diciamo, sua esperienza, da questa sua sopravvivenza, che rispetto a quella dei normali Ghoul King, oltre a infettare le menti dei suoi sudditi, inizia ad acquisire una certa palpabilità, una certa forma. In alcuni punti la follia di alcuni arcerigenti estremamente potenti acquisisce una forma quasi fisica e infetta anche le stesse persone che combattono contro di loro. C'è una storia che riguarda uno Star Master che nell'epoca del mito affrontò un esercito di Flesh Eater legato da un Arcedigent, e la storia ci narra che la battaglia durò talmente tanto e lo Slan fu talmente tanto a contatto con la follia dell'Arcedigent che iniziò a subirne gli effetti anche lui. E questo Slan degli Starborn, quindi uno di quegli Slan che crea i Seraphon sul campo di battaglia, come se fossero, manipola le energie per crearli, essendo affetto dalla follia dell'Arcedigent, iniziò a creare versioni corrotte, versioni storpie, versioni estremamente feroci sia di Saurus Warriors che di Skink Warriors, e quindi creò una sorta di armata di Seraphon corrotta dalla follia dell'Arcedigent. Questo è per farvi capire quanto può essere pericolosa il potere della follia di un Arcedigent. Un arcerigente estremamente potente può infettare anche la mente di un essere secolare come uno Slan Star Master. L'arcerigente però, come un, diciamo, un vero sovrano, non è uno che scende in battaglia tutte le volte. L'arcerigente si unirà a un'armata solo nel momento in cui ci sarà un'enorme catastrofe che richiederà un intervento importante nel regno, per difendere il regno. Il resto del, diciamo, il resto delle armate sono comandate quasi esclusivamente da Ghoul King. I Ghoul King sono appunto dei vampiri minori ma ugualmente potenti, che sono quelli che comandano le armate dei Flesh Eater. Molti, diciamo, corti più piccole non hanno un Arcedigent, ma sono governate da un Ghoul King. Quindi la follia scaturisce direttamente dalla mente del Ghoul King ed è lui che guida la corte e l'armata in battaglia. Sotto il Ghoul King ci sono i famosi, ci sono i cosiddetti courtier, cioè i cortigiani. I cortigiani ce ne sono, possiamo averne di quattro tipi. Abbiamo quello più forte, che è il Varwulf Courtier, che è uno di quelli più bestiali, quindi immagina è un Ghoul King che ha ceduto estremamente alla sua forma bestiale, quindi più che essere un vampiro, quindi un umanoide, è un enorme pipistrello gobbo che si appoggia sulle sue ali enormi e che guida, come se fosse un generale, comunque come campione del re, le unità di Flesh Eater. Lui è effettivamente il campione del re. Oltre al Varwulf Courtier abbiamo il Crypt Hunter Courtier, i Crypt Ghast Courtier e i Crypt Infernal Courtier. Questi cortigiani sono di diversi tipi, che in base alle diverse tipologie di unità che ci sono nell'esercito dei Flesh Eater. I Crypt Hunter sono dei Crypt Horrors cresciuti a dismisura, che hanno bevuto sangue direttamente dalle vene del Ghoul King o dell'Arcedigent. I Crypt Ghast Courtier invece sono, come il nostro Baron Gizzard, sono coloro che guidano le unità di Ghoul sul campo di battaglia. Molti non nascono nemmeno come eroi, come Ghoul direttamente, ma probabilmente molti nascono dopo che un'armata avversaria è stata sconfitta e alcuni eroi o combattenti particolarmente validi vengono scelti dal Ghoul King e vengono infettati dalla sua follia. I Crypt Ghast Courtier mantengono una certa memoria di quello che erano prima di questa trasformazione. Infatti, più che ricordarsi esattamente quello che erano prima di diventare dei Crypt Ghast Courtier, si ricordano
ciò che facevano in vita. Quindi, se un Cryptghast Courtier si genera da un condottiero particolarmente carismatico, avremo un Cryptghast Courtier che guiderà suoni di rantoli, urla e ringhi le sue unità di Cryptgauls. Se invece il Cryptghast Courtier in vita sarà stato una persona particolarmente crudele, tratterà con particolare crudeltà i suoi sottoposti e addestrerà i suoi sottoposti a infliggere particolari crudeltà all'avversario, sia durante la battaglia che anche dopo la battaglia, quando diciamo lo preparano per il banchetto. I Crypt Infernal Courtier invece sono dei campioni dei Crypt Flayers che bevono sangue di drago zombie. E bevono sangue di drago zombie, quindi diventano una versione più potente dei Crypt Flayers, e acquisiscono anche una particolarità. Bevendo sangue di drago zombie acquisiscono in maniera minima lo stesso potere che il drago zombie ha di esalare vapori benefici, di esalare oscurità sui nemici durante le battaglie. Il grosso delle armate dei Flesh Eater è quindi composto da tre unità. Abbiamo detto i Crypt Gauls o Ghouls, che dir si voglia, formano la fanteria base, formano la fanteria più numerosa delle armate. Il ruolo dei cavalieri, quindi i cavalieri armati con le armature, i cavalli bardati, viene ricoperto dai Crypt Horrors. Invece, coloro che si immaginano e si vedono come cavalieri a bordo di che cavalcano bestie alate, Pegasi, intendiamoci, sono i Crypt Flayers, che sono dei Crypt Horror che vengono, diciamo, promossi a unità volante, comunque a cacciatori personali del re, bevendo sangue del Ghoul King misto a sangue di Terrorgeist. In questo caso loro sviluppano appunto queste ali membranose al posto delle braccia e diventano Crypt Flayers. A concludere le armate di Flesh Eater abbiamo le due bestie non morte, che quelle che il marchese, insomma il baron Ghizzardo, scusate, chiamava ippogrifi e grifoni. In realtà sono i Terrorgeist e i draghi zombie. Il Terrorgeist è il cadavere rianimato di un Chiropterian Behemoth, quindi questo pipistrello gigantesco, che ha come in vita la possibilità di emettere un urlo agghiacciante che fa esplodere i timpani e fa sciogliere il cervello degli avversari. E poi ci sono i draghi zombie, che sono la versione redivive non morta dei draghi dei reami mortali, che sono praticamente deceduti da un sacco di tempo. C'è bisogno di un'estrema quantità di energia necromantica per resuscitare un drago zombie. Tutta questa energia necromantica la si può vedere anche perché nelle orbite vuote del drago zombie c'è un leggero bagliore che può sembrare anche il bagliore di intelligenza ferale di una bestia, ma in realtà è solo l'eccesso di energia necromantica che esce fuori dalle orbite del drago zombie. Ci sono delle corti, ci sono tantissimi tipi di corti all'interno delle reami mortali dei Flesh Eater, e ogni corte è diversa dalle altre perché si basa sulla follia particolare dei propri Ghoul King. Questa follia in realtà va anche a contaminare quelli che sono gli al di là dei Flesh Eater. Fino all'avvento di Necropwake. Allora, puntualizziamo. In Sheish ogni credo ha uno specifico al di là, ok? Quindi, se tu fai parte di un regno che ha un determinato credo, quando passi a miglior vita finisci nell'aldilà esattamente immaginato come viene descritto dal tuo credo religioso. Perfetto. I Flesh Eater, la cosa bella fino al necrosisma, è che essendo loro convinti di essere dei cavalieri in armatura, ogni corte dei Flesh Eater aveva un al di là sagomato, ok, a immagine e somiglianza di quelle che erano le loro fantasie. Quindi quando un Ghoul, quando un Crypt Horror, quando un Crypt Flayer moriva e andava nel suo al di là, diventava effettivamente quello che lui aveva sempre immaginato di essere in vita.
Questo fino all'avvento del necrosisma. Con l'avvento del necrosisma questo equilibrio è stato rotto, quindi in realtà quando un Ghaul o un Flesh Eater comunque in generale muore, finisce in un al di là dove si rende conto quello, si rende conto di quello che è stato in vita, e quindi passa una non vita, diciamo così, vive in un al di là in preda alla disperazione, perché scopre o comunque vive quello che lui non si rendeva conto di essere in vita. E appunto per questo, come ci sono i vari al di là, appunto, e le varie credenze, le varie follie, ci sono le varie corti. Ne abbiamo quattro di corti importanti, diciamo corti conosciute all'interno dei reami mortali, che adesso ve le andrò, diciamo così, di cui vi andrò a parlare in maniera sommaria, che sono la corte di Morgaunt, la corte di Hallowmourn, la corte di Blisterskin e la corte di Gristlegore. Allora, la corte di Morgaunt è la Flesh Eater Court che utilizza in battaglia il maggior numero di Ghoul. Originaria del regno di Shaish, si estendeva, fa origine, parte praticamente da un regno meraviglioso che si estendeva in lungo e largo per buona parte di Shaish. Con l'avvento del caos, con la prima sconfitta di Nagash da parte del caos, arriva la rovina, arriva la sfortuna del regno e cedono al cannibalismo. Essendo fondato appunto su grossi blocchi di fanteria, nell'essere Flesh Eater Court è la corte che impiega più Ghoul nei loro eserciti. La corte di Hallowmourn invece è originaria del regno di Chamon ed è originaria di un regno che si estendeva appunto nel reame di Chamon e che aveva particolare attenzione verso gli artefatti magici. Il re di Hallowmourn in vita iniziava a capire il valore degli artefatti che c'erano in Chamon e fondò un ordine cavalleresco noto appunto come i Knights of Hallowmourn, che aveva il compito di trovare questi artefatti e di metterli al sicuro. Quindi abbiamo un enorme numero di cavalieri. Infatti è l'esercito di Flesh Eater che ha il maggior numero di Crypt Horrors tra le proprie file. Blisterskin invece è una corte originaria di Akshi, che insieme ai regni quando era ancora in vita, insomma quando era un regno reale, aveva stretto anche alleanze con regni come il regno di Batar e alleanze religiose nel venerare il sole del reame di Aish, quindi il reame di Aish come sole, come messaggero di speranza e di benevolenza. Anche loro subiscono perdite a causa del caos e la loro follia praticamente li ha trasformati, ok, in credenti, gli fa credere di essere diventati prescelti del sole. È un'armata che fa un largo numero di Crypt Flayers e la loro particolarità è che cercano il più possibile, soprattutto i Crypt Flayers, di volare più in alto, più vicino al sole. Per questo la loro pelle è coperta costantemente di bruciature che loro ritengono una benedizione del sole. Quindi, insomma, vedete un po' come stanno messi. L'ultima corte, quella di Gristlegore, che ha origine nel regno di Gur, è in realtà nella sua diciamo, forma di Flesh Eater Court è il contrario di quello che era in vita. In vita era un regno chiamato Regno di Tranquil, il Tranquil Kingdom, che viveva in Gur e viveva in sintonia con tutte le bestie gigantesche della foresta dove nasceva questo Regno di Tranquil e le piante, ok? Per loro erano semi divinità, erano comunque esseri da essere rispettati ed erano esseri che con cui bisognava convivere. Anche loro, arriva il caos, carestia, cedono nella follia, la loro follia adesso, la loro follia credono di essere diventati praticamente quasi fratelli di queste bestie, tant'è che li cavalcano, fanno un grosso uso di Terror Geist e di Drago Zombie all'interno delle loro armate. Che dire dei Flesh Eater? Dovrei aver detto bene o male tutto. Quello che c'è da dire, anche se sono stato insomma un po' sommario. Se per caso dovessi aver dimenticato qualcosa, fatemelo sapere.
Spero che il video sia piaciuto. Ringraziamo assieme il Baron Gizzard, che io manderei anche via perché insomma sta iniziando a puntare il mio cane e non vorrei che se lo mangiasse. Quindi Baron Gizzard, la ringrazio infinitamente per il suo supporto. Ma niente, si figuri, ma prego capitano, quando vuole sarà ospite del nostro sovrano Vorador. Sono sicuro che le preparerà un banchetto squisito. Ecco, siamo messi così. Allora, spero che questo video vi sia piaciuto. Come tutte le volte, come in tutti i video, vi ricordo, mettete mi piace al canale, mettete mi piace al video, mettete cliccate sulla campanella in modo da essere sempre al corrente di tutte le nuove i nuovi video, le nuove cose che facciamo nel canale. Il prossimo video di Lore di Age of Sigmar sarà sui Seraphon, visto che era l'altra alternativa sui Flesh Eater, e dopo il video dei Seraphon farò, visto che è un argomento che mi sta a cuore, un video o più video per parlare delle Vampire Lords. Galattici amici, ma soprattutto galattiche amiche, per adesso dai regni dei Flesh Eater Courts è tutto, e alla prossima, ciao!